Buonasera, buonasera a tutti dalla redazione di Villa Gordiani di Radio Roma Futura. Pietro Falasca che vi parla e penso che questa sera la farò tutta io perché Gianluca è impegnato su altri lidi e Lorenzo alla console. Volevo cominciare però con una cosa che non riguarda la musica, ma bensì a me dispiace per tanti di voi che non approveranno, ma io sono juventino, quindi essendo juventino questa sera mi devo sfogare in qualche modo. Il bello che c'è una trasmissione che parte da qua, si chiama Peña Blaugrana ed è condotta dal grande Max Morgante. Dico solo questo, io spero che dopo Berlino la trasmissione si chiamerà Pena Blaugrana. Ci proviamo, torniamo all'album di questa sera con gli Opus Avantra. Quindi Donella del Monaco, si sono formati in Veneto nel 73 da un nucleo composto dal soprano, proprio Donella del Monaco, che è la nipote del tenore Mario del Monaco. Dal pianista compositore Alfredo Tisocco, direzione ensemble, musica, pianoforte, tastiere, dal filosofo, pensate, un gruppo che ha un filosofo al loro interno, Giorgio Bisotto, infatti è ideologo ed ispiratore, e dal produttore Renato Marengo. Loro si sono avvalsi della collaborazione di tanti musicisti esterni quando pubblicarono nel 74 il loro primo album, praticamente è un Seim, quindi si chiama Opus Avantra Donella del Monaco, e ai più però è noto come Introspezione, che è il titolo del primo brano. L'album, diciamo, è stato pubblicato su etichetta Trident, ne abbiamo parlato e riparlato a IOSA, e considerato comunque generalmente il loro lavoro più accessibile. L'album, tant'è vero, si basa su temi di ispirazione classica con arrangiamenti elaborati ed è dominato dalla bella voce da soprano della del Monaco e con un buon uso del flauto, con un solo brano strumentale. Il gruppo poi fece anche diversi concerti per promuovere l'album nel Veneto, a Roma e l'anno successivo Lord Cromwell, quindi è l'album che andiamo ad ascoltare questa sera. Diciamo, abbiamo preferito, diciamo, farvi ascoltare il secondo album, magari anche per una questione di maturità del gruppo. Una piccola curiosità, il nome Opus Avantra è diviso in tre parti e deriva comunque dai loro interessi principali, quindi opus come opera, avanguardia e tradizione. È un gruppo unico nel suo genere che hanno unito insieme musica classica contemporanea con avanguardia e leggere influenze di rock progressivo con un risultato originale che qualche volta può risultare difficile per chi ama il prog, diciamo, più classico. Anche se Donella del Monaco è assente sul secondo album, Lord Cromwell prosegue nello stesso genere del primo, è sostituita da un coro di cantanti americani. L'ex batterista della Nuova Idea, quindi Paolo Siani, suona in questo album che, come il primo, contiene alcuni passaggi molto interessanti per chi ama musica fuori dagli schemi convenzionali comunque del rock tradizionale. E sia Alfredo Tisocco, comunque, insieme al gruppo italiano di Danza Libera in Catharsis del 75, che Donella del Monaco con 12 canzoni da battello del 77, Schomberg Cabaret nel 78, il Carnevale di Venezia dell'85, hanno pubblicato anche album individuali, che però vanno ad abbracciare lo stile degli Opus Avantra. E pensate che il duo si è anche riunito con il nome, quindi mantenendo il nome Opus Avantra, per un terzo album dell'89, Strata, e un quarto nel 95, naturalmente uscito solo in CD, purtroppo, non naturalmente, purtroppo, perché ogni puntata, io lo ricordo, tutta la musica che ascoltate su Musica Viva, quindi Sounds Good, Musica Viva,
è registrata esclusivamente e solo da vinile. Quindi ritorniamo. Allora, uscito solo in CD, diciamo, se per alcuni critici comunque il primo lavoro era sembrato un po' altezzoso per non aver tenuto proprio quel legame, fede a quel legame tra arte e popolo, che era comunque sbandierato dal gruppo, praticamente non posso immaginare cosa avrebbe pensato del successivo, ancora più intimo e sperimentale, che poi è quello che ci piace a noi. È uscito nel 75 su etichetta Suono, a distribuzione Ariston, ed è caratterizzato da una bellissima copertina surrealista della grafica 111 di Como. Questi qua sono due punti fondamentali per chi colleziona il vinile, praticamente. Perché? Perché esistono parecchie ristampe. Vabbè, questo lo diciamo dopo, dai, andiamo avanti, tanto per i collezionisti poi affrontiamo il discorso dopo. E a differenza comunque di Introspezione, questa volta Donella del Monaco, infatti, come abbiamo detto, non riveste un ruolo da protagonista, e quindi si sono appoggiati a un ensemble di cantanti americani. Le tastiere, batteria sempre Paolo Siani. Le tastiere sono le dominatrici assolute dell'album, da cui si deduce che la maggior parte delle sensazioni andrà ricercata nel sofisticato pianismo di Tisocco, il quale di volta in volta dipinge ambienti emotivi differenti sul tema dei sette vizi capitali, quindi orgoglio, desiderio, avarizia, accidia, non mi ricordo più, aggiungendone anche uno suo personale. Questo è su My Eyes. Un totale di 8 brani in cui vengono descritti dei fatti, delle situazioni, dei concetti, attribuendo loro titoli precisi, per cui la musica viene ad avere una funzione chiarificatrice, comunque amplificatrice del concetto. Secondo il filosofo del gruppo, naturalmente, Bisotto, beh, chi è che non ha un filosofo? Tutti i gruppi hanno un filosofo nel gruppo. L'output dell'opera sarebbe una musica a programma in cui si evoca un conflitto tra il bene e il male, tra lo strumento antico, il clavicembalo, lo strumento moderno, il sintetizzatore. Questa è una sua fonte, quindi certamente l'assenza di una voce di riferimento come quella di Donella priva un po' l'ascoltatore di una corsia preferenziale che renda più amichevole l'ascolto del disco, ma probabilmente è proprio in questo aspetto che si cela il suo fascino, totalmente non convenzionale. Tant'è vero che l'album si divincola tra citazioni classiche e free, con ampi riferimenti a Haydn, Chopin, poliritmie, barocchismi, politonalità, intimo proprio fino al midollo. L'opera, possiamo definirla un'opera, ci mette poco a dichiarare le sue intenzioni, sin dalla contrastata Flowers on Pride, che sospesa tra tonale e modale si pone in una fascia a sé della musica contemporanea anni 70, confermando gli Opus Avantra come una delle band italiane più esclusive di quegli anni. Certamente però, considerando che il 75 era l'anno in cui ogni artista e ogni attore sociale era alla frenetica ricerca di nuove forme dialettiche, diventava davvero un po' difficile considerare il progetto di Tisocco come una proposta controculturale. Di fatto, però, anche se il linguaggio della musica superò effettivamente il suo tempo, evidenziandone un po' le contraddizioni, finì praticamente col diventare una proposta isolata. Questa a differenza, per esempio, del contemporaneo che Jarrett, che con il suo Call Concert avrebbe affascinato, insomma, intere generazioni. Comunque, per così dire, gli Opus Avantra si ritagliarono in maniera definitiva una nicchia esclusiva nel pop italiano, anche vendendo poco. Si sa, a quel tempo le distribuzioni erano un po' così, non si sono più mossi da quell'immagine sino ad ora, fino ai giorni nostri. Io direi di ascoltare proprio la prima parte dell'album, rispettivamente con Flower on Pride, Our Eyes, Last e My Vice. Thank you.
Thank you.